Una discarica abusiva di notevoli proporzioni è stata individuata dagli uomini della compagnia di Augusta della Guardia di Finanza lungo la contrada Mulinello a ridosso del torrente. I militari hanno notato la vasta area extraurbana che sovrasta e costeggia il torrente Mulinello, lastricata da tutta una serie di rifiuti solidi urbani ed industriali. I militari delle Fiamme Gialle si sono resi conto della pericolosità della situazione quando hanno visto che alcune lastre di Eternit erano state date alle fiamme, oltre ad aver invaso il letto del torrente che corre lungo la vallata sottostante. Sono in corso quindi gli accertamenti volti ad individuare la proprietà degli appezzamenti di terreno interessati dallo sversamento illecito di rifiuti e contestualmente è stata anche avviata l'opera di caratterizzazione. Per le opere di bonifica bisognerà adesso attendere le determinazioni della Procura di Siracusa, a cui nel frattempo i finanzieri si sono rivolti per segnalare la sussistenza di reati ambientali.